ben è arrivato il nuovo video. Stamattina mi sono alzata e ho detto voglio imparare a fare i boccoli con la piastra. Quindi questo è l'effetto, ho dovuto fermare sì il ciuffo qua con la pinzetta perché è la lunghezza troppo corta per andare dietro l'orecchio, e però non sta in nessun modo per quei capelli che già erano da tagliare ancora prima, quindi adesso sono in condizioni abbastanza ghiaccianti, ma non volevo parlarvi insomma dei miei capelli, quindi era solo per dirvi che niente, ho sperimentato questa cosa qua, non ci ho dato né lacca né niente, li ho fatti a mezzogiorno, sono le 2. Sono ancora così, li ho un po' chiaramente un po' spettinati, però ecco, non mi dispiacciono, ma io non devo parlare dei capelli in questo video, questo è il video dei preferiti del mese di marzo, sempre in collaborazione con la Fede, alla quale mando un bacio. Allora, è un video dei preferiti strano, perché appunto questo è stato un mese di quarantena e chissà aprile cosa ci riserverà, insomma sono un po' preoccupata al riguardo come tutti, ma voglio darvi un po' di leggerezza, quindi insomma vorrei cercare appunto di trasmetterla anche a voi. Quindi io direi di iniziare, ovviamente vi lascio nell'info box il video gemello a questo della Fede, qua sotto trovate tutti i vari link di riferimento, e direi di iniziare. Allora, per quanto riguarda detersivi, prodotti della casa, ho intenzione di girare dei video, quindi non mi ci voglio soffermare tanto, però c'è un prodotto che è proprio un elettrodomestico che in questo mese di marzo l'ha fatta da padrone, credo un po' a tutti, perché io ho notato che il video che avevo girato di questo prodotto qua che mi fu mangiato dall'azienda, era un video insomma sponsorizzato, proprio realizzato per l'azienda, ha avuto un boom di visualizzazioni e praticamente tutte abbiamo riscoperto l'uso magnifico di questa cosa qua che adesso devo recuperare. Sto parlando del vaporetto, ta-da! Ecco, questo è stato un... facciamo che lo tengo sulle gambe, questo è stato per me un grande preferito, un gran riscoperta, un gran alleato in questo periodo, perché mi sono messa veramente a vaporizzare la qualunque, talvolta presa in momenti di stress, insomma di ansia, in cui devo proprio azzerare la testa, perché io ho questo problema qua, quando penso troppo poi vado fuori, oltre vabbè non dormire, ma avevo visto, mi ricordo, una sera un video dell'Ale, la sorella della Fede, dove faceva vedere appunto la pulizia col vapore di tutto il bagno. Io alle 11:30 ho messo questa, che comunque non fa rumore, poi insomma ho la fortuna di non avere vicino nessuno per quanto riguarda il bagno, quindi non avrei svegliato nessuno, e mi sono messa a vaporizzare tutto il bagno da cima a fondo. In particolar modo questo modello qua che ho io, aspettate, vediamo se lo trovo, è il vaporetto SV450 Double, magari ve lo faccio scrivere qua e vi metto nell'info box anche il video che avevo girato per Polti, dove vi faccio vedere un po' l'utilizzo. Ha tanti strumenti, quindi potete utilizzarlo per il pavimento, potete utilizzarlo per la doccia, per le fughe, ecco, forse quello delle fughe diciamo, è l'uso un pochettino più intenso, nel senso che ci vuole tanta pazienza, dovete mettervi comunque lì, poi viene un mal di schiena allucinante, però appunto l'ho trovata veramente tanto utile per in questo periodo qua, insomma l'ho utilizzata tanto, secondo me anche la Fede metterà il suo vaporetto all'interno di questo, lei anche lei ne ha uno di Polti, però lei credo che abbia quello che si tira dietro, che secondo me se dovessi tornare indietro forse sceglierei quello piuttosto che questo, però ecco anche questo insomma è maneggevole, insomma ora staccate questa parte qua, ci mettete i vari accessori eccetera. L'unica cosa che trovo scomoda è il filo, che è lunghissimo, cioè da un lato è un bene, dall'altro se avete la presa vicino è... una condanna. E niente, questo qua tra l'altro l'ho imprestato anche alla mia mamma e niente, era felicissima anche lei di aver vaporizzato la qualunque, quindi cioè direi che il vaporetto rientra di diritto come preferito del mese, ok, quindi basta. Marzo è stato anche un mese in cui
mi sono detta sperimento, voglio cimentare in cucina, fare cose che non ho mai fatto, cose che ho fatto solo una volta e così alla buona, voglio mettermici seriamente. Infatti, se sì, non ho girato tanti vlog, proprio perché vado molto alla giornata, poi magari mi metto a fare cose, non ne ho voglia di accendere la fotocamera, preferisco farmeli per i fatti miei. Ho avuto proprio voglia di mettere le mani in pasta. Mi sono data i dolci, ho avuto serena passione dolci, per quanto io comunque sia più tipa da salato, però avevo voglia di sperimentare, perché comunque a casa avevo un sacco di cose, insomma, avevo una marmellata, insomma, che stava lì, che volevo utilizzare, e infatti ho fatto la crostata, quella con i fichi, che era diventata buonissima. Tra l'altro quella marmellata lì della Zoe, che l'avevo trovata in una dei Gusta Box, però è veramente buona, infatti poi penso di acquistarla, insomma, anche per un futuro, anche solo per le fette biscottate, per intenderci, però veramente molto buona. E ho fatto il banana bread, anzi l'ho anche rifatto, poi dopo ve lo faccio vedere perché devo farvi vedere una cosa all'interno della quale, insomma, c'è il banana bread. E quindi proprio l'aver preparato i dolci, essermi coccolata, aver proprio messo le mani in pasta, ho fatto la pizza, ecco, la pizza è l'unica cosa che non ho registrato, l'ho fatta solo una volta e conto di rifarla, insomma, questo fine settimana che viene, anche perché ho ancora un po' di farina per la pizza, poi insomma vorrei iniziare a cercare di mettere un po' meno le mani in pasta, perché faccio altro che mangiare, per quanto, ecco, cioè non tutto il giorno, però comunque da che uno stia in salata tutti i giorni, ecco. E quindi sto sperimentando tanto, insomma, infatti su Instagram, vi sto riempendo di cose che sperimento in cucina, insomma, poi vedo, altre, insomma, ragazze che seguo, che fanno dolci, che fanno cose, io vado a ruota e voglio sperimentare anch'io. Quindi da un lato un modo un po' per svuotare il frigo, quindi inventarsi qualcosa arrangiandosi con quello che si ha, e dall'altro, coccolarsi, occupare anche il tempo, ci stiamo a guardare, anche perché comunque farsi passare una giornata da sola, completamente da sola, ho perso un numero di giorni da quanto sono qua dentro. Tra l'altro io ho iniziato già il 7 di febbraio con la tendinite, quindi proprio per me è festa grande. Io ormai sono quasi 2 mesi che non ho la mia normalità, ecco, la mia routine, diciamo. E tutto questo preambolo per dirvi che cosa, sì, che uno dei miei preferiti del mese di... Ci sono un sacco di prodotti IKEA, ve lo dico già. Tra l'altro ero tentata di fare un piccolo ordine, ma i tempi di consegna sono lunghissimi, quindi insomma aspetto poi di quando potremo tornare alla vita normale, e poi andrò, anche perché insomma, a parte che adesso ho altre priorità a livello di spese, quindi, lasciamo perdere. Sto parlando di questo piano di lavoro qua. Questa è di IKEA, io l'avevo acquistata, parliamo di sicuramente più di un anno, no, un po' più di un anno fa, fate 2 anni fa più o meno. Pagata 9,90 euro, comunque meno di 10 euro. È fatta in questo modo qua. Infatti, in tante ragazze, insomma, se guardate anche Instagram, ma insomma anche tante ragazze qua su YouTube, la lasciano direttamente attaccata al top della cucina. Ci avevo pensato anch'io, a dirvi la verità, però appunto primo, la sto utilizzando adesso, non mi metto a impastare un giorno sì e l'altro pure. Punto secondo, sta malissimo da un punto di vista visivo con quella che è la mia cucina, e quindi preferisco, no, poi comunque prenderebbe polvere, eccetera, 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 quindi no. Però è molto molto comoda. Allora, praticamente ha queste scanalature che vi permettono di non fare in teoria fuoriuscire, insomma, i vari liquidi. In realtà, se non state attenti, qualcosa potrebbe venire sul pavimento. Parlo per esperienza personale, però appunto è molto molto comoda, è piccolina, insomma, cioè, non è una cosa eccessivamente grande. Io la lavo con acqua e detersivo per i piatti, comunque è un legno che non richiede grosse manutenzioni, appunto 9,90 euro, quindi non stiamo parlando di legno pregiato. E altra cosa, la lascio però asciugare chiaramente molto molto bene, questo sì, questo mi premeva dirlo. E appunto è comoda, non avrei mai pensato di utilizzarla così, probabilmente l'ho utilizzata più in questo mese qua che da quando ce l'ho, però è molto pratica e molto comoda.
Quindi quando sarà il momento che potremo andare di nuovo da Ikea, se avete voglia di aspettare mesi prima che vi arrivi l'ordine. Le altre cose di Ikea che ho utilizzato tantissimo, che ho riscoperto, ma queste qua le utilizzo tanto quando faccio i dolci, principalmente il loro uso è questo, sono queste ciotole qua, di cui magari vi faccio apparire qua sotto il nome perché non me lo ricordo, che trovo appunto molto comode. Credo che ci sia anche addirittura una misura intermedia, che infatti poi vorrò acquistare, e le trovo veramente utili per la preparazione di qualunque dolce. Io non ho una planetaria, ecco, questo mi stavo dimenticando. Infatti quando avevo fatto il po' su Instagram, avevo messo la foto di me che cercavo di impastare la pizza, insomma, mi sono chiesta, ma sono io l'unica a non avere la planetaria, perché vedo Instagram e YouTube tutte con la planetaria. In realtà siamo in tante senza, alcune mi hanno scritto che a loro piace proprio impastare con la pizza. Ho avuto un'esperienza terribile, ma alcuni di voi mi hanno dato dei trucchetti per riuscire a lavorarla meglio, mentre per quanto riguarda ad esempio la frolla mi ha proprio rilassato tantissimo. Infatti non vedo l'ora di rifarla, e pensavo appunto di farla e congelarla, dato che può stare in freezer 3 mesi, mi pare, così almeno quando voglio fare una crostata improvvisa la posso fare al volo. Comunque, a parte questo, cioè che poi non è che ci voglia tanto farla frolla. Comunque, queste ciotoline qua le ho usate tanto tanto tanto, appunto avendo fatto tanti dolci. Infatti me le avete viste sicuramente nel video quello dove ho preparato il banana bread. Quindi queste qua, ma non solo, infatti le poche ciotole di plastica che ho le farò addio, perché trovo veramente molto più comode queste, sempre di Ikea, questa ciotola qua fatta in vetro. Non so se di questa, ma credo di no, dovrebbe esserci anche di questa una versione più grande, forse una versione più piccola. Voglio comprarle perché punto primo sono in vetro, punto secondo sono molto più semplici da lavare, non vi rimane magari la patinina che ad esempio mi viene in mente il pesto o magari le cose oleose tendono a rilasciare sulla plastica, che poi a lungo andare diventano mezzo schifo, e mi ci sono trovata veramente bene. Poi la uso per la pasta, l'ho usata per i dolci, l'ho usata per la uso per l'insalata, insomma la uso per tante cose, anche proprio da servire in tavola. Quindi pensavo sicuramente di acquistarne altre, e veramente comoda. Anche di questa vi faccio apparire comunque il nome qua sotto. Altri due prodotti Ikea che sono in testa, sarà un video Ikea praticamente, che ho utilizzato tantissimo, che mi avete visto anche appunto nei video. Vi chiedo scusa ovviamente perché è mezza piena e non è propriamente pulita. Sto parlando di queste bottigliette qua di vetro con questo tappo qua in silicone, che io ho trovato fantastica. Questa qua è quella da mezzo litro, voglio comprarne poi quella da litro. Io questa qua l'avevo comprata, mi sembra l'estate scorsa o comunque un anno fa di questi tempi, per fare le tisane a freddo. Mi mettevo dentro le mie bustine di tisana e ciao, avevo già il mio mezzo litro pronto, me lo tenevo in frigo quando avevo voglia di tisana, magari non me la bevevo mezzo litro di tisana tutta una volta, l'avevo pronta. L'ho utilizzata per la spremuta, un sacco, anche la spremuta rientra un po' nei miei preferiti del mese di marzo, e quindi niente, di norma sono ecco più o meno 2 bicchieri di spremuta, e mi sono trovata benissimo. Poi appunto, essendo anche in vetro, potete utilizzarla per l'acqua, insomma per tutto quello che volete, e niente, quindi anche di questa vi faccio apparire il nome qua sotto. Questa qua è rientrata veramente, ma la utilizzavo già anche prima, ma nel mese di marzo ancora di più. Altro prodotto preferito del mese di marzo è questa alzatina qua. Allora, questa alzatina qua è sempre di Ikea, non mi ricordo neanche di questa, il nome ve lo faccio vedere. L'avevo comprata e l'ho utilizzata anche questa, più in questa quarantena che da quando ce l'ho. All'interno, come potete ammirare, c'è il pezzo di banana bread che ho rifatto, nel senso dell'altra volta ovviamente, l'ho fatto con la ricetta tutta completa di quello che aveva pubblicato Elena. Io ci ho solo comunque aggiunto il latte, che comunque, anche se l'ho fatto 2 giorni fa ormai, è rimasto bello morbido ed è buonissimo. È un dolce che io non avevo mai fatto, non l'avevo neanche mai assaggiato, se dovessi dirvi la verità, però questo giro l'ho fatto con lo zucchero di canna perché lo volevo terminare. Allora ho utilizzato lo zucchero di canna, mi è venuto molto buono lo stesso. Quindi se non avete visto il vlog dove preparo il banana bread, ve lo lascio qua sopra nella scheda informativa. E quindi niente, banana bread preferito, e questa campana
porta dolci di Ikea anche. Infine, per quanto riguarda il beauty, ho abbandonato il fondotinta e la mia pelle mi sta non ringraziando di più. Ho preso un po' di sole in qualche giornata, cioè ho preso un po' di sole, sono stata sul balcone perché ho fatto delle bellissime giornate, specie a inizio marzo, a metà marzo, scusatemi. E quindi magari al mattino mi leggevo un libro sul balcone, o comunque magari mi segnavo cose in agenda o facevo telefonate, e quindi qualche raggetto di sole me lo sono anche presa. Non si vede dalla fotocamera perché ho la luce adesso puntata, cioè non ho la ring light o la luce di fuoco, vabbè. E quindi ho proprio lasciato respirare totalmente la pelle, e gli unici due prodotti che rientrano veramente nella mia categoria mai più senza, però voglio metterli appunto nei preferiti di questo mese perché ho utilizzato solo loro e basta. Cioè oggi mi vedete truccata, ma perché una voglio truccarmi e due volevo registrare insomma dei video un pochettino più carina, poi avevo bisogno di vedermi meglio. Comunque, mascara Vamp di Pupa, del quale io non vi sto a parlare più di tanto, un mascara che io amo, tra l'altro sta per finire, mannaggia, però visto che Sephora ha detto mia mamma che fa le spedizioni gratuite e c'è anche tipo uno sconto, quindi magari poi mi compro un mascara sul sito di Sephora, e la mia matita per le sopracciglia, che è questa qua. Meno male che quando sono andata da Sephora l'ultima volta ne ho acquistate tre, perché se spendevi tot avevi diritto a dei prodotti in omaggio, e una pochette con dei prodottini in omaggio, loro sono taci, che quasi quasi ne approfitto, e meno male perché questa è la seconda, me ne è rimasta solo una e chissà quando usciremo da qua dentro. Quindi queste qua. Altro prodotto preferito del mese di sarà lunghissimo questo video, del mese di marzo, la camomilla. Io penso di non aver mai bevuto così tante camomille in vita mia, anche perché la camomilla mi fa un po' angoscia. Ragazze, allora impariamo il genovese, impara il genovese con Serena. Angoscia, non c'è un termine, le liguri lo sanno, non c'è un termine col quale sostituire la parola angoscia, perché come esprime il concetto la parola angoscia? Nessuno. Però avevo bisogno di cercare un attimino di rilassarmi, il punto che non ci riesce. Alcuni mi hanno consigliato appunto quella della Sogni d'Oro con dentro la melatonina. Quando sono andata al supermercato a fare la spesa, ormai oggi è il 1° aprile, ci sono andata non mi ricordo quale giorno, comunque sono più di 10 giorni che non vado al supermercato, sono onesta, me la sono dimenticata, ero talmente in ansia che mi sono proprio dimenticata di vedere uno se c'era, perché comunque era un supermercato piccolino, quindi non era detto neanche che io potessi trovarla, però probabilmente quando andrò proverò anche quella. Comunque, camomilla. E infine, non ho serie TV, nel senso che l'unica serie TV che ho visto a marzo mi ha fatto angoscia di nuovo anche quella, quindi se siete intenzionate a vedere, non so, magari l'avete visto, se siete intenzionate a vedere Freud su Netflix, risparmiatevi 8 ore del vostro tempo prezioso e guardate dell'altro, perché povero Sigmund, secondo me si è ribaltato nella tomba. Non guardatelo, no, non mi è piaciuta assolutamente. In compenso voglio consigliarvi un film che trovate su Netflix, e tra l'altro ho visto che hanno fatto andare in TV qualche giorno fa, è un'ottima annata, io non l'avevo mai visto, mi è stato consigliato, e bello, mi è piaciuto, quindi magari se volete fare una serata film, è un film... Non saprei neanche, non voglio neanche spoilerarvi troppo. È un film comunque molto bello che mi è piaciuto, che vi fa anche comunque un po' riflettere. Basta, ok, io sono 22 minuti che parlo, vedrò di fare dei tagli a sto video perché sarà lunghissimo. Spero nel mio piccolo di avervi tenuto un po' di compagnia, di avervi regalato qualche sorriso, un po' di spensieratezza. Se tutto andrà bene ci vediamo domenica con il vlog, o se non ci vedessimo domenica ci vediamo lunedì, perché la settimana scorsa domenica non ho fatto uscire il video. Valuto un attimo, sto andando molto a sentimento, cerco di mantenere comunque 3 video a settimana, quindi lunedì, mercoledì e venerdì. La domenica vado un po' in base a come vanno le mie giornate, quindi insomma
penso che sia capibile. Io vi mando un bacio grosso, vi lascio qua sopra il video gemello a questo di Fede, mi raccomando andate a vederlo, sono curiosa di vedere quali sono i suoi preferiti. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video.